Ciao a tutti, bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. In molti si ricorderanno di Agata Reale, partecipò alla sesta edizione di Amici di Maria De Filippi come ballerina. Oggi ha 36 anni e anche se è giovanissima ha affrontato già tantissime sfide, infatti, nel 2019 ha scoperto di avere la leucemia promielocitica acuta. Punto dopo un sanguinamento dalle gengive, è stata portata d'emergenza in ospedale e dopo qualche accertamento ha scoperto di avere uno dei peggiori tumori del sangue. Da lì, ha iniziato a fare la chemio e la terapia di consolidamento. Punto ha sempre avuto tutto il sostegno possibile da parte della sua famiglia, ma l'arrivo della pandemia ha cambiato ogni cosa, infatti, i suoi cari non hanno più potuto raggiungerla in ospedale ed è rimasta sola. Punto sono passati 3 anni dalla scoperta della sua terribile malattia e tra 2 mesi scadrà il periodo in cui sarà appurato che non ci sia una ripresa della produzione delle cellule maligne. Nelle scorse ore, Agata ha voluto lanciare un appello molto importante ai suoi follower, scopriamo di più. Amici, Agata Reale. Il bellissimo messaggio di Agata Reale. Pochi giorni fa, precisamente nel giorno di San Valentino 2022, Agata Reale ha postato un video sul suo profilo Instagram, dove ha spiegato il suo concetto di amore, dicendo: amore non vuol dire solo dedicarsi a un compagno, o a una compagna, ma vuol dire amare a 360 gradi. Amare il prossimo è bello, come dedicarsi a qualcuno che non si conosce con piccoli gesti. Inoltre, ha ricordato quanto sia importante aiutare il prossimo, proprio per questo ha invitato tutti i suoi follower a donare il sangue, soprattutto in questo momento dove c'è una forte carenza di sangue a causa della mancanza di donatori. Io sono stata amata da persone che hanno donato, e grazie a loro io posso parlare con voi, stare con mia figlia e mio marito. Agata, non ha perso l'occasione per ringraziare le persone che l'hanno aiutata senza neanche conoscerla. Donare il sangue è molto importante, è questo il bellissimo messaggio della ballerina di Amici, che andrebbe sempre ricordato. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo ai prossimi video, addio.